Va in archivio un 2021 molto particolare per le nascite nell'area di competenza dell'azienda ospedaliera Marche Nord. Con il San Salvatore di Pesaro, ospedale Covid per gli interi 12 mesi, le nascite per il secondo anno sono state dirottate sul reparto materno-infantile del Santa Croce di Fano. In pratica, come per larga parte del 2020, non ci sono stati più neonati o neomamme a Pesaro, salvo quei casi strettamente connessi al contagio da Covid-19. Per quanto riguarda il materno infantile, noi siamo stati praticamente incaricati dalla Regione Marche a farci carico di tutti i casi positivi Covid durante la gravidanza o durante il parto stesso. Quali sono i numeri? Noi quest'anno, nel 2021, abbiamo avuto circa 55, a tutt'oggi 56 donne che hanno partorito a Pesaro, di cui una decina di donne sono arrivate anche con sintomi di Covid, con problemi respiratori abbastanza seri. Due case sono state trasferite dopo il parto nelle terapie intensive ad alti flussi. Due bimbi Covid positivi sono stati trasferiti a Salesi, di cui uno con gravi patologie respiratorie. E cosa devo dire? Che il fatto di aver fatto carico, di averci fatto, dato il carico alla regione di questo, non ha scompensato poi, no, il punto nascita che è stato aperto ed era unico punto tra Fano e Pesaro, che ha praticamente, ecco, dato delle risposte eccellenti anche alle mamme che hanno avuto una gravidanza, diciamo, fisiologica. I dati Istat raccontano di un importante calo di natalità sul piano nazionale, con 12.500 nascite in meno in Italia nei primi 9 mesi di quest'anno rispetto alla stessa finestra temporale del 2020. La provincia di Pesaro Urbino non si astiene dalla statistica, una provincia in cui il punto unico di nascite collocato a Fano ha portato anche decine di neogenitori pesaresi a preferire di portare a termine la gravidanza verso l'ospedale di Rimini. I dati, no, sono diminuiti rispetto all'anno scorso per due motivi. Uno, perché la natalità, no, col Covid è nettamente diminuita e questo è stato anche un problema di interesse, no, nazionale che è stato dibattuto nei giorni scorsi, no, dai dati Istat. C'è un calo netto delle nascite. L'altro, che il punto nascita, no, che è unico tra Fano e Pesaro, ha praticamente un pochino all'inizio dell'anno, no, nei primi, fatto registrare una minor gradiente da parte della popolazione del versante pesarese, no, ad afferire verso l'ospedale di Fano. Cosa che invece nel secondo trimestre praticamente questo dato non è stato quasi azzerato. Fondamentale per Cicoli lavorare su Pesaro e Fano, sempre più concepite come unica area metropolitana. Finché noi non consideriamo l'area di Fano e Pesaro come unica realtà metropolitana, noi saremo sempre degli sconfitti perché non potremo mai usufruire delle risorse, ma sono tante risorse che le due città potrebbero avere, che confluite insieme potrebbero garantire praticamente delle strutture eccellenti che potrebbero dare una sanità di alta qualità.